Benvenuti a una nuova puntata di Dal Vivo. Nell'appuntamento di oggi abbiamo in collegamento con noi Donatella Pavan, presidente dell'Associazione Giacimenti Urbani, che ci parlerà della 10ª edizione del Festival Diffuso di Giacimenti Urbani, iniziato ieri 15 novembre e che proseguirà fino al 26 novembre tra il quartiere Molise Calvairate, ex Macello e Cascina Cuccagna. Buongiorno e benvenuta. Grazie, buongiorno Gaia, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Di essere qui con noi oggi. Grazie a voi. Inizierei proprio chiedendole di parlarci di come è nata l'idea di organizzare questo festival, a chi è rivolto e di cosa si tratta più nello specifico. Allora, il festival nasce esattamente 10 anni fa. Io facevo la giornalista ambientale e avevo modo di entrare in contatto con moltissime realtà interessanti che si adoperavano per la riduzione degli sprechi e quindi per la riduzione dello spreco della produzione di rifiuti. Mi sembrava sempre di non scrivere abbastanza perché le realtà erano tante ed era difficile raccontarle tutte, finché a un certo punto, proprio scrivendo, mi sono resa conto che esisteva la Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, la European Week for Waste Reduction, che era nata nel 2009 grazie a un bando Life, e all'interno di questa Settimana Europea, che era alla quarta, quinta edizione, si potevano essere iscritti degli eventi in tutta Europa. E quindi io assieme ad alcuni amici a Cascina Cuccagna abbiamo deciso di provare a scrivere questo evento, fare questo evento che chiamiamo Giacimenti Urbani, poi vi spiego perché, all'interno del quale mettere diverse realtà che a vario titolo si occupavano di riduzione degli sprechi, ovvero erano artigiani che facevano upcycling, erano aziende che lavoravano sul refill e la riduzione, erano istituzioni che si adoperavano a questi fini piuttosto che in consorzi, non so, c'era il consorzio dei compostatori, per esempio, avevamo fatto una mostra che si chiamava Omaggio al compost su proprio il ciclo di vita dell'organico. E quindi a un certo punto abbiamo deciso di scrivere l'evento all'interno di questo contesto. L'abbiamo chiamato Giacimenti Urbani proprio per richiamare il valore degli scarti, quello che è attorno a noi, che abbiamo nelle nostre case, quello che a volte rifiutiamo, che trascuriamo, che dimentichiamo, che non usiamo, è un giacimento, una risorsa. È urbano perché nelle città ce ne trovano tante. E quindi mentre facevamo questo evento io mi sono anche domandata: ma perché limitarci ad un evento che poi finisce? E così abbiamo pensato di far nascere un'associazione che mappava proprio le attività che si occupavano di questo. Nasce così la prima edizione dei Giacimenti Urbani. C'era allora l'assessore Maran, che era venuto all'inaugurazione, l'assessore all'ambiente, e ci aveva detto: ma perché Giacimenti Urbani, intendo l'associazione, non diventa un qualcosa su tutta Italia? E poi siamo partiti da lì, eravamo partiti dal municipio 4, poco a poco siamo arrivati su tutta Italia. L'anno dopo abbiamo ripetuto l'esperienza e siamo ora alla 10ª edizione. Che cosa è successo nel frattempo? Nel frattempo è successo che questa tensione, questa esigenza di ridurre lo spreco di risorse è diventata sempre più forte, si è fatta sentire in modo sempre più massiccio, nel senso che è un'esigenza che inizia ad essere molto sentita anche a livello personale, e c'è tutta invece la normativa europea che va anche in quella direzione. Si va dalla riduzione della plastica monouso, si va dalla bozza di regolamento europeo che parla di riuso in alternativa all'usa e getta nel packaging, e sono un po' queste le tematiche che noi andiamo ad affrontare in modo molto misto, nel senso che noi parliamo di riduzione dello spreco di risorse in vario modo. Ad esempio, oggi pomeriggio faremo un workshop a Cascina Cuccagna in cui allestiremo un arazzo fatto di cartoline, vecchie cartoline che sono grafiche di giacimenti urbani accumulate nel corso di 10 anni, rielaborate e trasformate in un arazzo, cioè oggi pomeriggio andremo a comporlo. Domani invece c'è un incontro molto
di profilo più alto, nel senso che non si lavora con le mani ma si lavora più con la testa, e parleremo proprio della bozza di regolamento europeo sul packaging e la riduzione del packaging, perché in Italia in questo momento c'è un dibattito molto acceso, nel senso che la normativa europea chiede dei tassi di riuso del packaging, dei tassi non altissimi ma va verso quella direzione, mentre l'Italia, che è molto brava a riciclare, è un po' resistente a questa cosa. Quindi cercheremo di analizzare un po' questa questione e di vedere quali possono essere i vantaggi anche di iniziare a pensare al riuso. Se ci sono dei vantaggi, noi crediamo di sì. E sabato mattina abbiamo invece un incontro che è valido anche per i crediti formativi per i giornalisti, ma è aperto anche al pubblico, con posti limitati, invece su economia circolare all'interno delle nostre case. Cioè, cosa possiamo fare nelle nostre case per gestire al meglio gli oggetti e i tessili che accumuliamo via via? Cioè, la cura, la manutenzione, la riparazione sono un sistema. E poi, quando arrivano a fine vita, dove metterli, dove buttarli? Non vanno buttati. Cerchiamo di prolungarne la vita, magari donandola ad altri, vendendoli. Quindi cerchiamo di capire quali sono i canali migliori per la gestione. C'è poi, nel pomeriggio del sabato, abbiamo un incontro che tratta di cambiamento climatico e azioni locali. Azioni locali, in particolare sul Municipio 4 di Milano, ma speriamo che queste azioni locali dal Municipio 4 si estendano agli altri municipi, riguardano proprio, parleremo di un percorso che è iniziato l'anno scorso con il Municipio 4 e la Climate Reality Project, e ci occuperemo di comunità energetiche rinnovabili, di verde urbano e mobilità dolce. Perfetto, e il tema di quest'anno può essere quindi riassunto nella definizione l'ecologia dei luoghi e dell'anima. Come mai la scelta di questo tema e come si relaziona anche all'evento di Book City Milano che si tiene sempre in questi giorni? Ma perché dopo 10 anni di esperienza siamo giunti alla conclusione che non si può cambiare nulla se non cambiamo noi stessi, per cui partire un po' da un'analisi di noi stessi, da una riflessione interiore per andare a incidere sulla realtà. E quindi ci saranno, a differenza delle altre edizioni, avremo anche 3 meditazioni, una per il pianeta c'è stata ieri, ce ne sarà una sabato prima dell'appuntamento sul climate change e un'altra del 19 mattina, e poi invece Book City, con Book City affrontiamo 3 temi che riguardano proprio l'ecologia dell'anima e delle persone, nel senso che abbiamo un libro molto interessante che si chiama Mal di Plastica, edizioni Dedalo, che in realtà è un libro che deriva da una puntata di Presa Diretta proprio sulla plastica e sugli esiti della plastica sul nostro corpo e la nostra salute. Ci sono 2 giornaliste di Presa Diretta che approfondiranno questo tema. Nel pomeriggio invito all'azione per i bambini con Missione Aria Pulita, che è un libro proprio per educare le giovani generazioni a un atteggiamento responsabile rispetto alla mobilità, ed è un progetto fatto in collaborazione con Italian Climate Network e il Piano Aria Clima del Comune di Milano. E alle 4:30 del pomeriggio Ecovisioni, che è un libro di Marco Gisotti, Edizioni Ambiente, che racconta attraverso degli spezzoni di film storici, di film cult, come la natura e il cinema vadano di pari passo. Sono l'ecologia e il cinema nascono più o meno nello stesso periodo come concetti, e quindi vanno di pari passo in questa presentazione che ci sarà. E la domenica ricordo che c'è il mercato circolare con una serie di espositori che propongono, vendono i loro prodotti, le loro idee, che hanno tutto un taglio molto etico, molto sostenibile, sono selezionati, solo chi ha veramente un atteggiamento responsabile può accedere al mercato circolare dei giacimenti urbani. C'è poi una sezione dedicata alla cura, alla riparazione e alla manutenzione, che noi chiamiamo Kumari,
lì ci sono laboratori tessili, nel senso che ci si possono avere delle consulenze per aggiornare dei capi di vestiario, coprire delle macchie, scoprire come usare un ricamo per coprire uno strappo, imparare a usare la macchina da cucire. Mentre in un'altra area, sempre in una stanza del saper fare, c'è il restart party, per cui chi avesse degli apparecchi elettrici ed elettronici in difficoltà, rotti, può venire e aggiustarli con i nostri restarters volontari, con i nostri riparatori volontari. E infine le chiedo, dato che ieri appunto c'è stata la prima giornata di questo festival, qual è stato il riscontro generale? Ieri è stata la prima giornata, nel senso che abbiamo fatto una diretta Facebook che è andata molto bene, è stata molto partecipata ed abbiamo aperto le danze in un modo, devo dire, molto, molto armonico all'interno del nuovo hub di Cascina Cuccagna, che è stato restaurato da poco, perché Giacimenti Urbani è uno degli 11 soci di Cascina Cuccagna, che gestisce Cascina Cuccagna a Milano. E avevamo un hub nel giardino fatto di legno e vetro che ormai aveva un po', insomma, arrivava quasi a 10 anni e perdeva un po' i pezzi. Adesso è stato ristrutturato ed è una bellissima struttura piccola e accogliente che guarda il giardino. Perfetto, e prima di salutarci le chiedo se vuole lasciare qualche informazione o contatto di riferimento per chi fosse interessato a partecipare appunto al festival. Gentilissima, allora il sito è www.giacimentiurbani.eu e per chi volesse scriverci, perché ha bisogno di informazioni, può scrivere a info@giacimentiurbani.eu. Per gli eventi, gli appuntamenti, i 3 appuntamenti, riutilizzo, economia circolare, cambiamento climatico e anche per i libri. Ci si può venire anche senza registrarsi. La registrazione è preferibile, però è possibile. Vi accoglieremo comunque. È chiaro che magari se non c'è posto, chi è iscritto ha la preferenza, insomma, una via preferenziale. Io la ringrazio per aver partecipato a questo collegamento e le auguro una buona giornata e un buon lavoro. Grazie moltissimo, gentilissime, e vi aspettiamo.